kvinnor fortfarande har skam och skuldkänslor. Ja, i kärleksfrågor förstås. Om man uppfattar det som ett uppriktigt sökande av en livskamrat, kan man inte kalla kärlek för synd. Mia moglie dice che l'esperienza amorosa, anche se prolungata, non è più considerata qui nel nostro paese una colpa. Dankeschön. Questa filosofia, che io peraltro condivido, ha portato corruzione? No, no, sono convinto che la prima causa della corruzione sia la miseria e il bisogno. E qui la donna, fortunatamente, è stata liberata da queste due terribili piaghe. E in che modo? Col lavoro. Qui molte ragazze lasciano giovanissime la famiglia, vivono sole, lavorano e sono assolutamente indipendenti, proprio come gli uomini. Ma come Ingeborg? Ma come Elsa? Sono in Niga, sì. Sono le amiche di mia figlia e sono venute per vedere lei. Per vedere me? Sì, sono curiose. Non hanno mai visto un italiano. Buongiorno, bambine. Bambine. Sono blu ego. Cosa dici? Peccato che lei ha gli occhi azzurri. Mi spiace. Papà, via, canzone nativa. Che vuole? Vuole che lei canti una canzone. Mi dispiace, bambine, ma io non so cantare. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando.